la salute e l'unità che dà valore a tutti gli zeri della vita. Partiamo da qui, da dove dobbiamo partire, da un concetto semplice, quello di stare bene, vivere bene, chiaramente, sapere vivere la nostra trasmissione, e abbiamo affrontato diversi temi. Oggi ne affrontiamo uno che davvero riguarda tutti, o per esperienza personale o per chi ci sta accanto, insomma, è un argomento che condiziona moltissimo le nostre vite. Parleremo di emicrania e lo faremo come sempre insieme ai nostri esperti, la dottoressa Anna Maria Tranchida. Allora, ne ho così tante di tue qualifiche che ne dirò qualcuna, Sì, perdonami. teniamo Allora, soltanto. psicoterapeutica naturale, terapeuta naturale, perdonami, yoga terapeuta, esperta in tecnica della respirazione e del rilassamento e via 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 via. Oggi ti tocca parlare di emicrania. Psicologo clinico, eccetera. Vabbè, ma non è E Galileo? importante. Ciao Galileo, hai cambiato anche il cravattino, adesso uno splendido Sì, collare ha voluto rosso. mettere le borchie oggi, Bravo, Galileo. Sì, nelle sì. sue tante Delle personalità. sue, sì. Lui direttamente acquista su internet, direttamente lui i suoi vestiti. Fantastico Sì. Galileo, che ormai è il protagonista indiscusso di questa trasmissione. Vogliono chiacchierare, ma poi alla fine vince lui. E poi la nostra biologa, ma nonché nutrizionista, Giovanna Tranchida. Ciao Giovanna, bentrovata di azzurro Ciao, vestita, azzurro cielo. mi devo intonare. Brava, siamo tutti alla ricerca di chi si intona meglio allo sfondo. E poi l'odontoiatra, direttore sanitario di Visodente Trapani, Antonio Marino. Ciao Antonio, Ciao, bentrovato. buongiorno, Tutto grazie. bene? Sì, No, ok. niente mal di testa No, oggi, no. no, per fortuna. Allora, abbiamo detto che è un tema che ci riguarda davvero tutti. Cosa vuol dire vivere col mal di testa? Vivere con l'emicrania? È un Un disastro, partiamo da lì. disastro. È un disastro. Di solito le persone che si rivolgono a me, che lamentano il mal di testa, la domanda tipica che mi fanno è: come risolvo il mio mal di testa? Ma in realtà non c'è una ricetta che è uguale per tutti, perché ci possono essere diversi tipi di mal di testa e poi anche i mal di testa hanno diverse caratteristiche, cefalea, emicrania, quindi a seconda della tipologia del mal di testa ci sono proprio delle soluzioni che possono essere benefiche, assolutamente. Ci sono dei mal di, in questo caso io mi rivolgo per esempio ai mal di testa che sono dovuti dallo stress, anche qui pensieri continui, logorio mentale, rabbia soprattutto, no? Quindi quando ad un certo punto viene stimolata dentro di noi il pitta, quindi quella rabbia proprio molto forte che porta a rendere il nostro corpo acido e quindi ad aumentare questo tipo di mal di testa che diventa veramente infernale e è impossibile avere poi dopo una vita normale durante la giornata del mal di testa, soprattutto quando dobbiamo lavorare, dobbiamo concentrarci, dobbiamo essere simpatici con le persone e quindi ovviamente il mal di testa va ad incidere fortemente sulla nostra giornata, soprattutto per quelle persone che ne soffrono di abitudine, perché soffrirne una volta ogni tanto è un conto, ma avere dei mal di testa che sono continui naturalmente è una situazione molto più complessa e a volte anche drammatica. Io ho dei pazienti che, per esempio, passano delle giornate al buio e si chiudono dentro la stanza e hanno bisogno di questo. E devo dire che questo non è stupido, eh? È curativo perché soprattutto quando il mal di testa è di tipo pitta e quindi di tipo infiammatorio, allora non è necessario il caldo, non è necessaria la luce, quindi non dobbiamo aumentare il pitta dentro di noi, ma dobbiamo andare a spegnere, quindi dobbiamo andare verso proprio quella parte che è la parte di rinfrescamento del nostro corpo, quindi di calma, di chiusura, no? E quindi questo aiuta moltissimo proprio la tipologia del mal di testa. Poi, per esempio, ci possono essere dei mal di testa che sono quelli a volte più tipici, che sono quelli dati dalla cervicale. E molti soffrono di cervicale, molti soffrono di cervicale che può essere per esempio fisiologica oppure può essere data proprio da delle tensioni che si creano proprio nella zona, proprio delle spalle, del collo, del trapezio, così. E questo va ad infiammare tutta la parte posteriore ovviamente della nostra testa. Io cercherò di non essere troppo No, tecnica proprio assolutamente. per rendere fruibile proprio anche i consigli che stiamo dando durante la nostra trasmissione e queste tensioni vanno a creare dei mal di testa che sono veramente molto fastidiosi, molto forti e a volte proprio paralizzanti.
No? E quindi anche invalidanti. Assolutamente, hai ragione, proprio invalidanti. Infatti, ecco, il mal di testa è una delle tipologie di sintomo che quando arrivano i miei pazienti sono proprio disperati. Guarda, è la mia trasmissione, quella di sì. oggi. Però devo dirti che, per esperienza personale, adesso Giovanna entrerà a gamba tesa, ci sono Sì. degli alimenti che mi fanno scoppiare il mal di testa e altri che invece Assolutamente. mi aiutano. Quindi c'è una stretta correlazione, o sbaglio, tra alimentazione ed emicrania? Sì, allora, sempre riagganciandomi a lei, che questa cosa mi piace da morire quando l'ascolto, perché è difficile comunque trovare nel mio settore delle persone che hanno questa apertura, perché quando tu cerchi anche di spiegare determinati meccanismi, a volte ti guardano come... tipo Cosa stai aliena, dicendo? però c'è una stretta correlazione, perché quando si parla di infiammazione, quando si parla di intossicazione, quando si parla di acidosi, c'è un organo di pertinenza. Infatti, forse ho portato una diapositiva, se non ricordo male. E questi sono proprio rispetto agli alimenti di cui parlavamo, quello che è Ok. l'esterno e quello da scartare, tutti i cibi grassi, tutti quelli che danno problemi dal punto di vista digestivo, perché l'organo di competenza in realtà è il fegato in questo caso. Noi abbiamo parlato di intestino, ma in realtà quello che è maggiormente coinvolto nelle emicranie più classiche è il fegato, quindi gli alimenti che aiutano a depurare il fegato sono relativi alla frutta e alla verdura, soprattutto quella di colore verde. Ok. Anche se ci sono comunque delle tipologie di persone che non sempre, noi dobbiamo fare, parliamo sempre in termini molto generali, Chiaro. Perché poi nell'individualità anche alcuni degli alimenti verdi possono dare fastidio. Nella seconda invece Eccoci ho con fatto un'altra una, slide. c'è uno schema Eccoci. Dove sono indicati quelli che sono i fattori scatenanti dell'emicrania cronica. Abbiamo parlato dello stress, sì. abbiamo parlato di alcuni alimenti, il caffè, il cioccolato, il vino, i formaggi, l'alterazione del ritmo sonno-veglia, i cambiamenti fisiologici, per esempio le ragazzine nella fase premestruale, oppure anche durante, ci sono delle periodo della gravidanza, della menopausa. Cioè ci sono delle situazioni proprio nel corso della nostra vita che ci predispongono più o meno, e c'è sempre un discorso caratteriale di costituzione, sono le persone più predisposte rispetto Certo. ad altre, altrimenti tutti soffriremo delle stesse patologie, questa cosa non c'è. Il mondo è bello perché vario. Esattamente, però ci sono anche degli alimenti che, come abbiamo detto, quelli della classe verde, quindi quello del mondo vegetale, che sicuramente ci vengono d'aiuto, ecco perché comunque noi dobbiamo cercare di mantenere sempre un'alimentazione che abbia degli alimenti acidi, perché anche loro sono importanti, ma che vengono compensati dagli alimenti alcalini, che sono generalmente la frutta e la verdura. Un alimento o un elemento che viene spesso dimenticato, e invece secondo me, non secondo me, ma secondo anche la letteratura, è importante, è il bicarbonato, che è un basificante. Ci sono dei bicarbonati, non il bicarbonato di sodio che noi generalmente prendiamo, ma dei bicarbonati appositamente costituiti come formula, che contengono magnesio, contengono il potassio, che aiutano a bilanciare questo rapporto dei sali e alleviano, io vi posso dire che funzionano subito, le fasi acute dell'emicrania e ti permettono di tollerarlo meglio, cioè non il mal di testa non sparisce, ma sicuramente si attenua e hai una qualità della vita diversa. Ok, quindi abbiamo detto del bicarbonato, sì. che non è quello che possiamo comprare al supermercato. Che a volte potrebbe essere utile un pizzico di quello messo sotto la lingua, sì. in modo tale che va subito in circolo, e poi bere un bicchiere d'acqua per evitare di affaticare i reni, questa è una pratica che puoi fare anche giornalmente. Certo. Però poi come terapia ci sono delle formulazioni specifiche okay, che perfetto. Vengono utilizzate. Questa è una buona dritta, sì. assolutamente una buona dritta. E invece vogliamo sapere da Antonio Marino che è chiaro che c'è una correlazione tra denti e mal certo. di testa. Sì, in effetti è risaputo che diciamo il 90% di persone che hanno problemi di emicrania, arrivando al nostro, diciamo, al nostro studio, al nostro gruppo, noi lo sottoponiamo a un'anamnesi rigorosa. E possiamo dire che il 90% di questi soggetti hanno una mala occlusione. Il rapporto intermascellare tra la mandibola e diciamo la struttura craniana è alterata. Allora cosa si può fare? Andiamo noi ad analizzare
perché ci sono persone che hanno il morso chiuso, Certo. soggetti che hanno il morso incrociato e quindi l'occlusione va corretta con l'ortodonzia. Oppure ci sono rifiniture o ricostruzioni che non sono fatte a regola d'arte che possono dare delle scompense anche a livello dell'articolazione e dell'occlusione. Il bruxismo entra pure in gioco, a questo ne abbiamo parlato Sì. nelle puntate precedenti. Ecco che andremo a valutare, facciamo dei piani di cura mirati in funzione di questo. Ora, molte persone domandiamo se hanno i problemi anche di acufene oppure problemi alla vista. Entrano in gioco perché abbiamo delle tabelle in cui noi andiamo a segnare Specifiche, certo. specifiche che ci condizionano pure nei piani di cura di intervenire. Questo è, diciamo, il primo approccio. Dopodiché avremo, per ogni paziente, utilizziamo delle tecniche Specifiche. Per la tua specifiche. esperienza, Antonio, sono tanti i pazienti che si rivolgono a voi perché hanno mal di testa e cercano una risoluzione? No, no, questa Lo cultura scoprono dopo. no, lo scoprono dopo. Devo io andare a formulare delle domande in Sì. cui li porto a dire che la mattina quando si alzano hanno per esempio dei fastidi, dei dolori, Sì. dei Certo. punte, trigger, per esempio a livello delle massetere oppure a livello del muscolo temporale nella fascia anteriore. E valutando questo vado a vedere dei disturbi occlusali. Certo. Ora, il problema lo sai dov'è? Quando ci sono i pazienti ed entuli. Lì diciamo Diventa più complicato perché poi sì, dovete ricorrere ad un altro tipo di la intervento. riabilitazione, certo, la riabilitazione diventa così complessa perché dobbiamo andare a ristabilire un'altezza intermascellare che già i muscoli hanno perso la È memoria. chiaro. Dobbiamo piano piano riportarli, questo non lo puoi fare tutto in una Beh, è volta. chiaro. Ci vuole una riabilitazione così come una terapia, Sì, insomma, qualcosa che sia piano piano, graduale. sì, diciamo nel nostro protocollo fare anche diverse protesi prima che arriviamo alla distanza Quella ottimale. intermascellare ideale. E entra in gioco molto l'implantologia in questo senso, È perché chiaro. il paziente con la protesi mobile si adatta ma non è mai contento. Certo. Allora, ora come ora ci sono dei dispositivi implantologici un po' più sofisticati rispetto ad anni passati, il quale ci permette di riabilitare anche casi limite. Certo. L'implantologia sta andando bene. Noi abbiamo avuto modo di riabilitare persone che avevano tentato, ma molti professionisti e colleghi magari erano casi al limite, non, hanno indirizzato al paziente verso la protesi mobile. Ora, diciamo, tranne pochi casi, noi risolviamo Con con l'implantologia. l'occlusione. Ecco che l'occlusione, andare a riportare l'occlusione corretta, la relazione intermascellare, evita l'80-90% di emicranie in pazienti in cui non sono occasionali, Certo, che non ci sono non altri motivi per altri cui può motivi insorgere l'emicrania. specifici, Numeri certo. veramente Sì, grandi, percentuali veramente grandi. perché l'articolazione temporomandibolare nel momento in cui non è equilibrata, allora la colonna vertebrale tende a equilibrarsi, Si diciamo, a adatta. recuperare, si adatta, ecco che il disturbo poi è per tutto il corpo. È cronicità. Eh sì. Diciamo che è molto importante l'occlusione da parte nostra. Noi li valutiamo anche se non hanno mal di testa, i nostri pazienti, facciamo un'anamnesi accurata. Anche riportandoci alla puntata precedente,
diciamo, il reflusso gastroesofageo che cosa fa? Va ad liquefare i prismi dello smalto. Abbiamo noi un'abrasione e un'abstruzia che poi comporta traumi a livello del colletto dei denti, e i denti si rovinano semplicemente con il reflusso, diciamo, la causa Sì, del sì, sì. reflusso gastroesofageo. Sì. Io me ne accorgo dai denti, Chiaro. osservandoli bene e domandando al paziente se ha questi problemi, e diciamo che il paziente mi conferma questa patologia che Guarda, mi stai c'ha. facendo venire in mente anche un altro argomento che prima o poi tratteremo, che è quello dell'anoressia, magari con Anna Maria, perché molto spesso l'erosione dello smalto dei denti ti porta a capire che ci sono delle Le fasi problematiche, di dei disturbi bulimia. alimentari, e lì apriamo davvero un capitolo Assolutamente. gigante che merita assolutamente la nostra attenzione. Torniamo invece al nostro problema di emicrania. Se Antonio ha detto che ci sono dei problemi strutturali, possiamo chiamarli così in questo caso, è chiaro che l'emicrania, come dicevi prima tu, accennando anche allo stress, non ha soltanto un'origine strutturale, ma ci possono essere diverse cause. Allora, infatti io di solito di abitudine quando ci sono queste tipologie di sintomi consiglio sempre alle persone prima di fare una visita per esempio dal medico, fare degli esami accurati che possa innanzitutto escludere delle altre patologie perché altrimenti è inutile tenere una persona in terapia per un periodo quando invece il suo problema è un altro, per esempio quello di maloclusione oppure un Certo. problema alimentare eccetera eccetera e far perdere tempo alle persone che poi dopo perdono anche sfiducia nei professionisti. E una volta che abbiamo visto che per esempio non ci sono dei problemi di questo tipo, oppure che intanto questi problemi possono essere risolti, perché queste soluzioni, per esempio dei colleghi, aiutano molto anche noi, perché Certo. se un paziente intanto è in terapia da me e intanto allevia il sintomo, per esempio con le soluzioni che vengono poste anche dai colleghi, si lavora in modo per esempio più calmo, più tranquillo, più sereno, perché il paziente è anche più positivo una volta che comincia ad avere il sintomo diminuito. E poi, man mano che risolve la sua problematica, che può essere una problematica magari psicologica che lo porta ad avere acidità, che lo porta a mangiare per esempio in modo disordinato, che lo porta per esempio a stringere particolarmente la mandibola durante il giorno, eccetera, eccetera, poi dopo non avrà più bisogno magari di questi supporti. Avrà bisogno di andare, che ne so, dagli specialisti per altre motivazioni che magari sono anche più belle, no? Perché uno può andare dallo specialista non solo perché sta male, ma anche perché vuole migliorare, per esempio, la sua alimentazione, vuole controllare di avere un corretto apporto, per esempio, alimentare. Quindi, per esempio, nel mio caso, quando i pazienti si presentano con questa tipologia di disturbo e questa tipologia è dovuta, per esempio, allo stress o a delle problematiche, l'Ayurveda, lo yoga, per esempio, vedono che queste tipologie di problematiche sono dovute a delle emozioni antiche, represse, che continuano a lavorare dentro e a lavorare soprattutto nella zona della testa. Infatti, nel caso per esempio dello yoga, sono sconsigliate le posizioni rovesciate che magari uno fa, ma uno se ne accorge perché sente che ad un certo punto la pressione proprio nella testa aumenta, quindi sono sconsigliate. È meglio fare altre tipologie di posizioni che sono delle posizioni che rafforzano l'elemento terra, che liberano per esempio l'aria, quindi che rendono il nostro corpo più leggero, ma magari rimandare ad un altro momento la posizione. Che può essere quella rovesciata, che altrimenti andrebbe ad aumentare ancora di più il sintomo e non sarebbe quindi benefico per la persona. Queste emozioni, cosa ci Sì, fanno? allora le emozioni fanno veramente tantissimo. Secondo per esempio la psicoterapia sistemica, invece vede alcune tipologie di sintomi come in realtà il miglior modo che l'individuo ha per mantenere un sistema.
no? Quindi che può essere un sistema familiare che altrimenti si romperebbe senza questa tipologia di sintomo, senza il capro espiatorio, senza la pecora nera, no? E quindi diciamo che i sintomi sono bellissimi perché proprio perché sono dei sintomi non possono essere controllati. Finalmente c'è qualche cosa che non è controllato nel nostro corpo. E poi i significati che vengono fuori sono per me strabilianti, bellissimi, e a volte vengono fuori proprio delle storie da parte delle nostre persone che poi dopo diventano delle storie comuni con noi che sono meravigliose. Quindi si parte da un sintomo, da un malessere per poi riscoprire se stessi, che poi alla fine quando si dice il male, tutti i mali non vengono per nuocere. E una cosa per esempio che volevo aggiungere, che in questa cosa serve molto Galileo per esempio con i pazienti, perché lui fa pet therapy, i pazienti soprattutto quando hanno questi sintomi che sono dati per esempio dal nervoso, dallo stress, dall'ansia, sono quelli che ancora di più cercano Galileo da accarezzare, perché accarezzare l'animale, accurare l'animale, avere metodo, avere degli orari durante il giorno in cui ci dobbiamo occupare di qualcuno senza stress, con amore, è assolutamente un vantaggio. E tante persone che hanno per esempio gli animali, non che per forza tutti li debbano prendere, per carità del cielo, però hanno molti meno sintomi rispetto agli altri. Cioè è stato visto che chi ha animali e anche chi è credente ha una marcia in più a volte per la soluzione per esempio di tante, e anche l'accettazione di tante fatiche. Ok, quindi andiamo al canile a far fare l'ora d'aria agli animali se non possiamo prenderli per a casa, quindi facciamo fare una bella passeggiata ai nostri amici cuccioli e facciamo una preghiera in chiesa ogni tanto, ci può aiutare, per chi è credente questa cosa può aiutare. O per chi a seconda del proprio credo, certo. Chi non crede in niente si chiesa può rivolgere alla natura. Diciamo astratto. Sì, esatto. Chi non crede, per esempio, non è credente, si può rivolgere alla natura, fare una meditazione al sole, alla luna, al tramonto, respirare davanti al mare. Qui c'è la fortuna in Sicilia di esserci il mare. Quindi, insomma, direi che di spunti per calmare la mente e quindi per riportare proprio la tensione a una tensione che può essere soltanto attivante, quindi soltanto positiva per il nostro corpo, ce ne sono veramente tanti. Se da questo punto di vista abbiamo ricevuto degli input, prima Giovanna ci parlava dei cibi che possono aiutarci, abbiamo parlato di verde, il colore verde, nello specifico, è chiaro che adesso mi viene in mente, ieri sono passata dal fruttarolo, dal fruttivendolo, c'erano questi broccoli, questi cavolfiori giganti meravigliosi, aiutano o no? Subito, perché mi viene in mente così. Arma a doppio taglio, perché sono, da un lato sono delle sostanze solforate che ti aiutano, perché lo zolfo è un disintossicante proprio. Più come elemento, però dall'altra parte se siamo particolarmente intasati e intossicati possono accendere il mal di testa. Allora ecco perché andiamo a quelli dico, giusti. Dobbiamo cercare sempre di mediare, quindi partire con degli alimenti molto più semplici, quelli per esempio i finocchi che già hanno un'azione calmante anche in forma di tisana per esempio, e poi andare via via con qualcosa che sia anche lo stesso broccolo, prendere la versione bianca piuttosto che quella troppo verde. Okay. Quindi con il verde andarci gradualmente e quindi andare a testare un attimino. Poi ovviamente questi sono sempre, ripeto, nell'ottica di consigli generali, perché in sede di visita tu puoi eventualmente guardare la lingua del paziente e capire qual è l'organo più da attenzionare, perché c'è anche una lettura della lingua che è molto importante. Se una la mattina, innanzitutto la pulizia della lingua mattutina diventa un elemento fondamentale. Certo. Un'etta lingua al mattino, perché noi di notte ci depuriamo attraverso il respiro, perché il polmone diventa un organo immuntore e tutto quello che il fegato ha raccolto lo cede al polmone, il polmone attraverso il respiro lo porta fuori, quindi la lingua, se la guardiamo la mattina, ha quella bella patina bianca, con un'etta lingua lo puliamo. Okay. E già abbiamo fatto un gran lavoro, perché se noi iniziamo invece a bere o mangiare, tutte queste tossine le riportiamo dentro. E poi nella gradualità evitare subito elementi che sono di colore troppo intenso. Okay. Quindi passiamo dal finocchio a qualcosa poi di più intenso gradualmente nell'arco della giornata. Quindi a seconda della piano piano andiamo aumentando la gradazione. Piano piano. Questa cosa è molto interessante, che per
per esempio ha detto la collega, ci rivela anche delle nostre caratteristiche, perché come vi parlavo prima di Vata Pitta Kapha, noi siamo nati Vata Pitta Kapha o Vata Pitta, Pitta Kapha, seconda, no? Però noi dobbiamo andare a curare quello che è il disagio in quel momento, quindi in quel momento ci può essere un iperpitta, un ipercafo, un iperbata. Questa patina che c'è al mattino, che leviamo dalla lingua, se è giallastra vuol dire che abbiamo un eccesso di pitta. Eccoci. Se è bianca abbiamo un eccesso di kapha, se è invece poca, quasi nulla e più, diciamo, meno densa, allora abbiamo un vata. Vedi, invece se è gialla dal tuo punto di vista degli organi? Le sostanze solforate, lo zolfo, è quello, quindi è il fegato che maggiormente ha questo tipo di caratteristiche. Infatti, le ma due non potete cose... aprire uno studio insieme voi, e insieme con Antonio, tanto vi ho messo insieme in questa trasmissione, facciamo fruttare questa cosa. Fate uno studio a tre. C'è una cosa bella che uno dice, oh, vado un attimo dallo specialista, dai gli specialisti, vado una volta e risolvo. Così potrebbe essere una buona idea, vediamo alla fine di questo ciclo di puntate se ci può venire in mente qualcosa. Cosa di buono. Antonio, quando è ora di andare dal dentista? Ah, allora. volevo solo fare una parentesi. Sì. E voglio che si capisca bene la perdita di un dente. Cosa può comportare? Cosa può comportare? Allora, noi nella struttura dentale e specialmente nel parodonte abbiamo i prorecettivi. Sono dei segnali in cui, nel momento in cui lo possiamo pure verificare, nel momento in cui si mastica in maniera non in occlusione ma fuori occlusione, arriva un segnale al sistema nervoso centrale dove ti blocca. La perdita dei denti non farà funzionare questo allarme e quindi il disordine muscolo-scheletrico che può portare proprio a mal di testa forte. Quando si deve venire? Innanzitutto quando si incominciano a sentire gli acufeni, quindi il ronzio alle orecchie, quando si incomincia ad avere la sensazione di abrasione dentale, quando si ha problemi parodontale che è collegato anche al mal di testa. Eccoci. E nel momento in cui si ha un disallineamento dei denti, già c'è uno squilibrio patologico dell'occlusione. E tutti in questi casi conviene fare innanzitutto una visita semestrale, perché molto spesso il paziente non riconosce il problema. Quindi io invito a tutti, ogni 6 mesi, anche i genitori con i bambini, specialmente i bambini, perché l'OMS ci ha indicato la strada che non devono cariarsi mai i denti. Certo. E quindi nel momento in cui un dente si caria, abbiamo già perso. È vero, hai ragione, perché poi si innescano davvero troppe problematiche a cui porre rimedio. Quindi meglio prevenire, in questo, senso. Preveniamo davvero tante cose, non soltanto salviamo un dente, ma lì si apre davvero uno scenario da salvaguardare. Hai ragione, Antonio, su questa cosa. Quindi ci siamo, quindi andiamo da Antonio. Prima di fare gli esercizi, che possiamo facilmente replicare, perché sono facili alla portata di tutti, anche la mia che sono veramente negata, abbiamo detto rimedi naturali per il mal di testa, abbiamo detto alcune cose. Allora ci sono, per esempio, c'è lo zenzero che è un antinfiammatorio e che si può prendere eventualmente in forma di tisana. Quello fresco? Sì, puoi prendere proprio una scorza, come tu lo grattugi con il limone insieme, entrambi hanno un'azione antinfiammatoria e alcalinizzante, infatti qui già c'è gli infusi, anche la camomilla, la lavanda che parlavamo poco fa, il rosmarino. Poi io sono un'appassionata di omeopatia, la belladonna, il sulfurnux vomica, che lavora a livello proprio digestivo, perché spesso l'emicrania può essere anche dovuta alla digestione, i fiori Bach, che sono la mia grande passione. Eccoci, ma anche quella di Anna Maria, noi abbiamo, per esempio c'è Agrimoni, che è il fiore della maschera. Spesso noi in realtà durante una giornata fingiamo
tante situazioni e poi alla fine quello che non abbiamo vissuto ci ritorna alla mente. E poi gli oli essenziali, eucalipto, il basilico, la rosa. Come alimentazione è importante mettere il miele, il tè. Il tè, attenzione però, perché per esempio il tè nero non va bene, okay. Il tè bianco non va bene. Paradossalmente il tè verde, essendo un alcalinizzante, è meglio. Okay. E gli agrumi, anche sugli agrumi io farei una nota, più che arance, e ritornare al discorso del limone. Il limone, sì, è proprio definito loro, che noi abbiamo più importante, tant'è vero che è l'unico frutto che non ha una stagione, ce l'hai tutto l'anno, e quindi vuol dire che se la natura ha previsto che questo frutto sia presente tutto l'anno è veramente importante. È una pratica di utilizzarlo al mattino con un po' di acqua tiepida, proprio come base del nostro inizio di giornata, aiuta l'organismo ad attivare quel processo di detossificazione che poi ti porterai durante tutto il giorno. Ecco, tabella utilissima, tra l'altro a casa avete preso gli appunti, ma tanto poi è disponibile sulla nostra pagina Facebook di Telesud, quindi mettiamo pausa, copiamo, quindi facile facile, eccola, i rimedi naturali per il mal di testa, davvero è tutto, l'abbiamo quasi tutto a disposizione, devo dire che a parte qualcosina che possiamo recuperare facilmente, facilmente lo il resto. Zenzero, ecco, per esempio, l'unica cosa per lo zenzero, sì, bisogna stare fare attenzione a non esagerare, perché poi tante persone, per esempio, curcuma e mettono curcuma, sì, zenzero, ecco, tutto con moderazione, esatto, perché lo zenzero in eccesso può dare dei problemi gastrici a chi ha delle, sì, infiammazioni gastriche. Esatto, con moderazione e parsimonia. Sì, con moderazione. Un equilibrio, insomma, sì, nelle, sì, cose. Sì, è come l'acqua. Come hanno benefici possono avere anche qualche effetto collaterale. Quindi... E noi invece ci teniamo alle regole, sì, e l'equilibrio. Dalila, ci sei? Dov'è Dalila? Eccoci. Anna Maria, tocca a te. Galileo, sì, ti tocca scendere. Ciao Dalila. Allora, okay, con Dalila oggi vogliamo, ovviamente Anna Maria ci farà vedere degli esercizi che ci possono aiutare, sì, ad alleggerire un po' il nostro mal, sì, di testa. Infatti, eccoci, proprio riguardo questo che stai dicendo di alleggerire il mal di testa, in questo momento mi volevo collegare un attimo al mal di testa che può essere creato da delle tensioni da cervicale. Ok, diffusissime. Allora, sì, ci possiamo intanto sedere per esempio a gambe incrociate o per esempio a seconda di come una persona è più comoda, ci si può sedere o sulle ginocchia, sì, quindi seduta sulle ginocchia con col sederino appoggiato ai talloni. Esatto, sui talloni, però questa posizione per esempio non va bene per quelle persone che hanno delle infiammazioni alle ginocchia o alle, okay, articolazioni. Quindi ognuno può usare la posizione più comoda, chi non riesce ad eseguire queste posizioni comodamente seduto su una sedia, su un cuscinetto. Perfetto. Anche ci Galileo. Sono veramente tante lui quando perché lui pratica yoga con loro, adoro, noi, adoro, e quindi lui ha visto il materassino chiaramente, adoro, e lui pratica. Oppure per esempio possiamo sederci a gambe incrociate. Okay. Quando ci sediamo a gambe incrociate io consiglio sempre di posizionare un cuscinetto un pochettino nella posizione a cuneo, sì, sotto proprio l'osso sacro, in modo tale che fa proprio da perno, da cuneo, e sposta il bacino in avanti, e questo rilassa immediatamente la colonna vertebrale. Fa, diciamo, un po' quella funzione di quelle sedie di cui non so se posso dire il nome. Sì, puoi dirlo, lo tranquillo. Posso dire? Sì. Però sì, non è per fare pubblicità, ma per far intendere che sono delle stocche che costano, sì, un sacco di soldi, ma che hanno il sedile inclinato. Ma noi possiamo anche un po' risparmiare sulle stocche, mettiamo un cuscinetto o un'asciugamano arrotolato sotto la sedia, siamo abbiamo a posto così. Abbiamo rimediato. Esatto. Allora, quindi che cosa succede? Che quando noi siamo in questa posizione andiamo innanzitutto a rilassare, a parte che possiamo già eseguire un automassaggio al mattino che proprio va a sciogliere con degli oli caldi, che possono essere, io non dico al microonde perché se per caso sbagliate, la temperatura dell'olio è veramente ustionante, ma potete poggiarlo su una stufa, su un calorifero, certo, scaldarlo appena appena, in modo tale che sia un olio caldo e che per esempio con un pochino di lavanda, per esempio come dicevo di vaniglia o un po' di arnica, così possono già aiutare a togliere l'infiammazione da questa zona. Io parlo sempre per cose che possono essere risolte, diciamo, un pochettino con il fai da te a casa. Certo. È chiaro che se il problema dovesse durare, assolutamente bisogna andare da uno specialista e vedere che cosa c'è, che cosa si può fare. Quello è il nostro punto di partenza, esatto, è giusto così. Allora, quindi, gli esercizi che noi andiamo a fare per la cervicale sono quello innanzitutto di calmare l'onda del respiro ed espirando, adesso io ve lo farò vedere
proprio è molto semplice. Io lo chiamo prima l'esercizio del sì, quindi andremo a fare sì con il mento fino allo sterno o dove riusciamo ad arrivare, e poi inspiriamo ed espiriamo, scendiamo, e questo è l'esercizio del sì. Ok, e lo facciamo qualche volta, per esempio 5 volte, 10 volte, poi esercizio del no, quindi giriamo la testa così, inspiriamo verso il centro, espiriamo verso il lato. Vieni Galileo. Inspiriamo verso il centro ed espiriamo verso il lato. Ok. Ok? Sì. Poi, dopodiché, quando abbiamo terminato questo, se vogliamo chiudiamo un attimo gli occhi, respiriamo, ci ascoltiamo e poi portiamo l'orecchio verso la spalla, espirando, poi inspirando, saliamo, espirando dall'altra parte, cercando di non ruotare. Okay. È una sorta di stretching, sì, vero? Assolutamente sì, infatti questi esercizi yogici, se voi ci fate caso, vengono utilizzati sempre nelle riabilitazioni. Mi passo un medico, scusate. Sì, è vero. Ok, sempre nelle sono esercizi riabilitativi. Adesso addirittura hanno studiato, per esempio, la ginnastica respiratoria, ma sono tutti derivati yogici. Ok. Quindi scendiamo così, quando abbiamo terminato, ancora un bel massaggio per andare a sciogliere, eccetera, eccetera. E poi dopo può essere fatto anche dell'altro, però io vi chiedo di cominciare con poco. Se voi mi fate anche questo esercizio tutte le mattine, unendolo per esempio a un Kutilangasan, che è questo, ci portiamo a gambe a carponi. Ok. Ok, quindi a carponi, aspetta così, ginocchia a terra. No, sempre ginocchia a terra. Ok, poi ti poggi avanti, con le mani. Okay, a cagnolino. Così, a cagnolino su, benissimo. Così, allora in questo modo noi andremo a inspirare, solleviamo la testa e abbassiamo la colonna. Ah, benissimo, okay. Senza abbassare sempre i glutei. Sempre le ginocchia giù, bravissima. Ok, espirando gonfiamo a gatto. Come il gatto e lasciamo andare la testa. Inspirando inarchiamo, respiriamo, quindi sacro e nuca come se ci fosse un filo, espirando scendo. E facciamo questo cube, ponte, fronte come se ci fosse un filo. Ok, quindi inspiro, ricordatevi, inspiro verso l'alto ed espiro verso il basso. Davvero poi, facilissimi. Distendo la colonna, allungo, allungo, allungo. Ah. E poi inspirando mi sollevo dolcemente portando le mani sulle ginocchia. E qualche così minuto ho al basta mattino, poco. Basta poco davvero. Basta poco. E anche questo esercizio che abbiamo fatto, chiamato comunemente del gatto, eccetera, eccetera, è un esercizio che viene utilizzato nelle riabilitazioni, perché dà una corretta posizione alle vertebre, le apre, le chiude, le apre, le chiude, proprio per donare elasticità alla nostra colonna. E la nostra colonna, come vi dicevo, contiene il midollo spinale e tutto questo poi dopo va a diminuire tutto quello che sono i dolori da tensioni. E insomma, grazie Dalila, grazie di cuore, sei stata bravissima, è bellissima, ma quello è un in più che insomma, è bello anche vedere le cose belle. Allora, abbiamo affrontato questo tema nelle nostre varie sfaccettature, abbiamo sicuramente imparato qualcosa di nuovo, sì davvero, abbiamo visto che alla mattina con qualche piccolo accorgimento possiamo in qualche modo prevenire, aiutarci nel mal di testa che tanto ci attanaglia, una bella visita dal dentista che non fa mai male, mangiamo bene, mi raccomando, mangiamo bene, perché Giovanna ci ha spiegato che alcuni cibi non ci fanno bene per questo mal di testa atroce, e poi abbiamo visto che alcuni esercizi ci aiutano e poi quanto le emozioni condizionano davvero la nostra vita e quanto sia importante avere un equilibrio almeno da questo punto di vista. Grazie davvero ad Antonio Marino, Giovanna Tranchida ed Anna Maria Tranchida, abbiamo affrontato l'emicrania, chissà cosa affronteremo la prossima volta, ci prendiamo un po' di tempo per pensarci. Grazie di cuore e grazie, ricordate sempre, 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 vogliatevi bene.